Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere la recensione del Flyo CineRace HD. Allora, un drone, un CineWhoop da 2 pollici, a mio avviso veramente interessante. Ero curiosissimo di provarlo perché dalle caratteristiche tecniche dicevano fino a 12 minuti con delle HV ed ero appunto curioso di vedere se effettivamente aveva un'autonomia così alta. Molto interessante perché lo vedremo anche nella configurazione di Betaflight. Complimenti a Flyo perché ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Lo vedrete dal DVR, lo vedrete dal volato, tempi di autonomia che sono veramente interessanti, diciamo che era la cosa più interessante che volevo vedere, e soprattutto se un 2 pollici perché è più piccolo di tutti gli altri CineWhoop che abbiamo visto, il CineLog 25, l'iFly Protec 25, insomma tutti gli altri CineWhoop, questo risulta essere ancora più piccolo. Allora, come suddivido il video? Andiamo a vederlo da vicino perché merita, lo andiamo anche leggermente a confrontare un po' con gli altri, soprattutto il peso. Fino ad 1,50 io ho provato questo drone. Diciamo che nei test ho voluto dare un attimo la priorità alla HDX perché appunto volevo un attimo riportarvi un po' il feedback di questa action camera o comunque camera HD per droni FPV che potrebbe risultare interessante per molti. E niente, oltre a questo vi condividerò il volato, le schermate di Betaflight fino ad arrivare alle conclusioni finali. Ragazzi, vediamo un po' più da vicino il Flyo CineRace 20 HD e confrontiamolo un attimo con un drone 2,5 pollici. Allora, come potete vedere, è già più piccolo. Considerate che già questo, il CineLog 25, è piccolo. Questo è ancora più piccolo. Giusto per farvi vedere a occhio le differenze, tanto si dovrebbe già vedere così. Allora, come peso, ovviamente, essendo già più piccolo, questo rimane sotto i 250 grammi. Allora, andiamolo un attimo a pesare. Vi posso già anticipare che con una GoPro Naked e una Lipo 650 siamo ampiamente sotto i 250 grammi. Adesso ve lo faccio vedere con il setup, con l'HDX Penout, che comunque è sempre una InstaGo 2. Allora, qui il mount, perché la Penout ha il discorso che poi vedremo nella recensione qua dietro di ricaricarlo tramite il Type-C. Niente, quindi abbiamo un mount leggermente di qualche grammo un po' più grosso, visto che ha questa parte dietro. E niente, lo andiamo a pesare e qui vi faccio vedere, ho una 850 4S e vi faccio vedere subito il peso. Guardate ragazzi, 249-248 grammi. Niente male, perché comunque considerate che con la 850 riusciamo a fare 9 minuti di volo ed è proprio estremo. E se ci mettiamo proprio estremo, e se ci dovessimo mettere anche una GoPro Naked, veramente cambia di qualche grammo e riusciamo comunque a fare tanti minuti. Ok, vi faccio vedere con una 650, quindi considerate che con una GoPro Naked 650 siamo veramente bassissimi come peso, e vi posso già dire che la porta anche bene. E niente, questo è giusto per farvi vedere un attimo le differenze e il peso. Allora, per quanto riguarda il livello costruttivo, secondo me è fatto veramente bene, soprattutto riusciamo ad accedere ai vari componenti, configurazione da Betaflight, abbiamo il cavetto USB qui, quindi niente adattatori. Abbiamo la ricevente per fare il bind, quindi se dobbiamo spingere il pulsantino non dobbiamo aprire niente. Per configurare l'HDX, appena mi è arrivato, ho storto un po' il naso, invece effettivamente basta svitare queste due viti, una e due, tiriamo su la placchettina e la HDX viene su in un secondo, quindi per configurarla ci vuole un attimo. Poi Flyo addirittura ha voluto già mandarci il drone attivando la HDX e aggiornandola, quindi l'unica cosa che possiamo fare è sbloccare la potenza della VTX, per il resto in poco tempo riusciamo a provarlo. Allora, una cosa che vi anticipo, che sarà l'unica pecca di questo drone, è questo mount per la camera fatto di una plastica veramente economica che si rompe solo a guardarla. Ad esempio, solo per montare questa, appena ho stretto un pochino di più, si è inclinato e ho dovuto metterci un po' di attacco. Ho visto che anche altri utenti stanno avendo questo problema e Flyo mi ha scritto che hanno rifatto il mount, sperando che quelli dopo vengano col mount nuovo, hanno rifatto un mount con un materiale diverso e più rinforzato. Se non avesse avuto questa pecca, il drone per me è perfetto qualitativamente, facile da cambiare, facile appunto per accedere ai vari componenti e quindi sicuramente bellissimo.
Ok ragazzi, andiamo a vedere le schermate di Betaflight. Vi faccio vedere una carrellata veloce un po' di tutte le schermate del Flyo Cine Race 20 e soprattutto soffermiamoci un attimo sulle impostazioni dei PID e soprattutto dei filtri. Allora, ovviamente io non so come hanno impostato il Flyo e come sono arrivati a questi PID barra filtri, perché sono veramente tirati. Devo dire complimenti, perché nel volato, perché vi riporto le mie impressioni, i PID e i filtri veramente spinti addirittura a 1.9. La cosa che ho visto è che nonostante i filtri sono tirati a 1.9, veramente al massimo direi, e i motori sono freddi anche dopo 9 minuti di volo. Avete capito bene? 9 minuti di volo con la camera HD. 8.50 è veramente impressionante a mio avviso all'esterno, e poi mi sarei aspettato meno, comunque anche un PID tuning peggiore, e invece fino ad un 8.50 il drone vola bene. Tanto di cappello, finalmente oltre a Zephyr C qualcun altro ha pidato il drone bene. Altra configurazione che ho apprezzato, perché appena mi è arrivato, infatti mi ero chiesto come andiamo a configurare la HDX, è stata la possibilità di svitare due viti, tirare su la HDX e in un secondo riusciamo a configurarla. Addirittura Flyo ha già attivato la HDX e appunto anche aggiornata, quindi l'unica cosa che potremo fare al massimo è sbloccare la VTX. Per questo ho già fatto un tutorial in passato e niente. Altra cosa accessibile velocemente è anche la ricevente, come ho fatto vedere nell'unboxing, in un secondo riusciamo a bindare. Vi ricordo anche il tutorial: se non riuscite a bindare le riceventi dei nuovi droni è perché TBS vuole l'ultimo aggiornamento 6.10, quindi se avete una Tango, un modulo esterno che non avete aggiornato, tutti i nuovi droni, siccome hanno riceventi V3, non si riescono a bindare con i vecchi aggiornamenti. Detto questo, vi lascio un attimo al volato e poi noi ritorniamo con le conclusioni finali. Thank you.
finali del Flyo Cinerace 20 HD. Allora, da quello che avrete capito, il drone mi è piaciuto sicuramente e in queste conclusioni parto subito dalla pecca, se non l'unica. Allora, il mount frontale della camera, in questo caso HD, è veramente pessimo. Penso che una plastica più, passatemi il termine, più schifosa non l'abbia mai vista. Solo a guardarla si rompe, infatti solo per mettere il mount si è leggermente crepata ed ho dovuto utilizzare un po' di attack. Per tutto il resto, considerando che in teoria l'hanno già rifatto, sono curioso di vederlo e mi hanno detto con del materiale più resistente, e il resto avete visto che è veramente fantastico. Allora, tempi di autonomia di volo al momento imbattibile fra i vari Cinebup che ho provato, almeno questi qua piccolini. PID e volo veramente smooth, è veramente piacevole farlo volare. Poi soprattutto se volete farlo volare in indoor, perché a mio avviso questo in indoor e all'esterno con proprio leggero vento è veramente una bomba, e probabilmente con un po' più di vento, forte vento, faremo un po' più fatica a manovrare questo drone, soprattutto perché, come vi ho anticipato, per farlo andare un po' più forte dobbiamo sicuramente superare oltre la metà del gas della nostra radio e anche comunque a full throttle, che appunto non è pensato per andare a full throttle, non va comunque velocissimo. Questo io penso per appunto aumentare la durata della batteria. Sarebbe curioso capire un po' meglio come ha impostato Flyo il suo PID tuning, perché secondo me ci hanno lavorato sicuramente tanto. E niente, altre cose che mi sono piaciute è sicuramente, al di là del mount frontale, il resto è fatto benissimo. Anche per accedere un po' a tutti i pezzi, cosa non scontata, noi smontiamo due viti, riusciamo ad accedere a tutto in pratica, alla VTX, e vabbè, la ricevente l'ha messa qua dietro, e qua il vano della USB senza vari cavetti adattatori AL subito qua sotto. Allora, l'unica cosa, allora qui è vero che ci hanno messo il Fommi, e è anche in rilievo, però magari con una botta un po' più forte è un po' esposta, però poco male. E niente, diciamo che questo drone mi è piaciuto perché appunto l'autonomia è stata rispettata. Io poi non ho neanche utilizzato delle HV come hanno utilizzato loro, ma ho utilizzato delle lipo normali. Comunque questo è giusto per saperlo. 6,50, ancora non ve l'ho detto, più o meno facciamo 5-6 minuti con una lipo 4S 6,50. con la 8,50, ve l'ho già detto, sono riuscito a fare tranquillamente 9 minuti. Altra cosa, ne approfitto, che poi non è solo per questo drone, visto che è la prima volta che provo la Polar Nano. Allora, io per quanto mi riguarda anche la Polar sui Cinebup a me piace molto, poi vabbè, in notturna penso che sia la migliore camera in digitale, e poi ne vedremo in futuro, vi do qualche anticipo, una soluzione alternativa molto interessante. Però diciamo che anche la Polar Nano a mio avviso si comporta bene, si vede bene, avete visto anche nel DVR lì c'era bassa luce, era quasi verso il tramonto, e così vedete anche come registra l'HDX Penout. Adesso non so se avrò già fatto la recensione o faccio uscire prima questa delle due, e niente. Quindi a mio avviso veramente promossa. Se state cercando qualcosa di piccolo con tanta autonomia, e poi se ci volete aggiungere soprattutto per gli indoor, questo secondo me al momento è il miglior Cinebup per indoor, e considerate anche che anche all'esterno, come avete visto, si comporta benissimo. Detto questo, spero che la recensione sia stata di vostro gradimento e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao. Ok ragazzi, vediamo un po' più di...